La solitudine, questa così triste e squallida, qui quando riaprì gli occhi, rivestirmela subito. Un debutto alla grande questa sera al Teatro della Fortuna di Fano con un Enrico IV interpretato e diretto da un gigante del teatro contemporaneo, Franco Branciaroli, che approda a Fano, che ha dato i natali al primo interprete del dramma Ruggero Ruggeri dopo un centinaio di repliche in tutta Italia. Sul sipario quindi alle ore 21 su un allestimento scenico metafisico che non ricalca il classico schema pirandelliano carico di atmosfere plumbe fatte di cappottoni e di giacche, ma che entra, più che nella prospettiva scenica dello spettatore, in quella della mente del protagonista, del quale Branciaroli ci offre in questo una nuova chiave di lettura che svelerà solo alla fine, cioè quando rivela a tutti il suo gioco, in maniera pacata, gelida, con un cinismo e una spietatezza unici, mai visti fino ad ora, quasi a voler annientare gli ex amici. Ho rilevato in questo personaggio una grande spietatezza. Questa è, diciamo, se si può chiamare la novità, perché poi ogni attore deve far questo, no? Cioè cercare un'interpretazione che porti o avanti o indietro le interpretazioni precedenti. Io credo che questa sia una caratteristica che non è mai stata sottolineata a fondo. Il potere della dinastia, profanando tutto, rubando. Uno più ingordo dell'altro, Stefano più di Anno più di Maestà. Stefano. Ah già, non devo in questo momento parlare male dei vescovi. Sono felice di ripartire da qui, da Fano, proprio perché c'è questo ceppo, cioè qui nacque di fatto, no, l'interprete di Enrico IV, il più grande probabilmente di tutti. Non si poteva iniziare meglio di così, afferma soddisfatto l'assessore alla cultura Stefano Marchegiani durante la conferenza stampa di presentazione dell'opera. Io auguro a tutti i fanesi e a chi ci vorrà venire a trovare anche da fuori di approfittare di questa stagione teatrale che si preannuncia ricca di promesse e di soddisfazione. Oltre al debutto di questa sera, repliche domani sempre alle 21 e domenica alle ore 17.